Marchese, perché adesso c'è lo spazio, certi diritti, conversazione con Lavinia Durantini, vediamo se Marco mi risponde. Pronto? Ciao Marco, Ciao. mi senti? Sì, ti sento, Roberto, dimmi Allora, pure. ti ho chiamato in anticipo perché c'è stato un problema con la trasmissione con Marco Belelli, quindi è finita 5 minuti prima, quindi ci sono 5 minuti in più per lo spazio certi diritti. Ecco, se tu sei d'accordo io aggiungerei alla conferenza Lavinia Durantini. Aspetta, allora guarda, la strutturiamo così, chiama Riccardo e la Lavinia. Adesso ci chiama Ad la un linea certo adesso. punto della trasmissione, Riccardo ti chiederà di introdurre anche me. Ah, ho capito, va bene, allora facciamo così. Allora, chiudiamo la comunicazione con Marco Marchese e chiamiamo invece Riccardo Cristiano. Allora, vediamo un attimo di far entrare anche in video Riccardo Cristiano. Ciao Riccardo, ci sei? Sì, Roberto, ci sono, buonasera a Ciao tutti gli a te, bello, ascoltatori di... buona serata. Allora, possiamo aggiungere, senz'altro io ritengo, Lavinia Durantini, giusto? Sì, penso proprio di sì. Sì, è Allora, pronta, è pronta. aggiungiamo alla conferenza, e mi succede la stessa cosa di prima, non mi consente di aggiungerla. Allora, proviamo a fare così. Niente. Speriamo di no. Allora, Riccardo, devo chiudere e chiamare prima Lavinia. Scusateci per questi inconvenienti, ma... Ciao Lavinia, sono Roberto Ciao, Mancuso. buonasera. Ciao Tutto a te, tutto bene? bene, tu? Tutto bene, ti ringrazio. Allora, aspetta un attimo perché Riccardo, eccolo qui, lo aggiungiamo subito alla conferenza, se riusciamo a capire come mai non diventa attivo aggiungere la conferenza. Misteri di Skype, invita alla conferenza, vediamo un po'. Ecco, così dovrebbe andare tutto bene. Riccardo, ci sei? Perfetto, Sì, eccomi qua. allora comincia lo spazio certi diritti, al contrario di altre volte, quindi per la legge del contrappasso, questa volta avete più di un'ora, perché le altre volte abbiamo sempre eroso del tempo a questa rubrica, invece questa volta avete anche 5 minuti in più. Io vi lascio la linea, buona conversazione con Lavinia Durantini, che lo ricordiamo. Lo ricordiamo, attivista delle ossa Arcigay di Cosenza. E a te la parola, Riccardo. Ciao Lavinia. Ciao, buona serata. Buonasera a tutti, cari video ascoltatori di TV Radicale. Come diceva poco fa Roberto, siamo in compagnia di Lavinia. Lavinia, ci sei? Sì, ci sono. Però il video non ti si vede, stranamente, sta caricando. Secondo me ti conviene cliccare Ancora? l'icona del... Aspetta. Ah, la vedete? Allora il problema è mio, non ti vedo io, Lavinia. Va bene, dai, io ti conosco a memoria. Ecco, adesso ti Sì, cioè, vedo. immaginami. Ecco, perfetto, vedo la bandiera dell'Arcigay alle tue spalle, perfetto. Allora, stavo dicendo che per chi appunto non la conoscesse, Lavinia, è un'attivista politica dell'EOS Arcigay di Cosenza, che si sta tra l'altro laureando in ingegneria gestionale. Non so se è attinente perché vuoi gestire meglio l'Arcigay di Cosenza o perché magari, non lo so, hai grandi aspirazioni per il futuro. Vabbè, questa era una battuta. Lavinia, diciamo, come ti sei avvicinata tu all'Arcigay? Diciamo che l'Arcigay la conosco da anni, nel senso che comunque è la realtà che è più conosciuta a livello italiano per quanto riguarda i diritti LGBT. Mi sono avvicinata quest'anno, in senso pratico, nel senso che negli ultimi anni, qualche anno fa, ho collaborato a delle attività Arcigay, eccetera, ma non sono mai entrata attivamente nelle riunioni né nel direttivo, ho aiutato dall'esterno. Quest'anno ho deciso di provare a comunque dare una mano dall'interno, visto che c'erano delle attività da fare, c'erano stati dei passaggi, quindi un nuovo direttivo, delle nuove attività e quindi mi sono avvicinata più attivamente, insomma. Ho capito, quindi diciamo che è stata anche un pochino una riscoperta un po' di alcuni meccanismi e hai visto diciamo di persona un po' come funziona l'attivismo politico. No, l'attivismo politico lo conoscevo già, più che altro ho messo
Ho dato priorità a questo tipo di attivismo mettendone da parte un altro che ho portato avanti negli ultimi anni, visto che ritenevo attualmente fosse necessario mettere più impegno in questo. Per cui, avendo messo attivismo negli ultimi anni in quello, ho deciso di adesso dedicarmi un po' di più a questo. Secondo te in cosa, diciamo, ArchiGay si differenzia da altre associazioni LGBT? Ci sono delle battaglie che sono più importanti, meno importanti? Guarda, diciamo che un'associazione LGBT, come tutte le altre, credo, hanno tutte lo stesso obiettivo, almeno dovrebbero averlo. È ovvio che ogni associazione, come ogni gruppo di persone, e spesso anche ogni persona come individuo, hanno dei modi diversi di portare avanti le loro battaglie e certo, delle priorità differenti. Per cui credo che la differenza sia semplicemente nella priorità che si dà alle cose e quindi nel quando si fa prima una cosa o un'altra, ma che tutte le battaglie che abbiano una tematica LGBT siano validissime da qualsiasi associazione vengano fuori. Credo che l'unica differenza con l'ArchiGay sia che è quella più vecchia, fra virgolette, in Italia, cioè quella più anziana come nascita di associazione LGBT e quella più conosciuta a livello magari proprio... anche quella che comunque ha, magari anche quella che forse ha i mezzi e diciamo è anche più visibile, perché poi bene o male penso che, come dici tu, essendo la più vecchia o comunque quella più storica, diciamo, l'ArchiGay, ha anche forse potenzialmente anche, non so, una visibilità, dei mezzi economici più alti di altre associazioni che magari sono nate da poco. Mezzi economici non credo, nel senso che è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, per cui è un'associazione che si mantiene in piedi senza introiti economici. Di visibilità sicuramente, ma appunto proprio perché opera da più anni e quindi ha una conoscenza sul territorio più ampia. Per le persone è una conoscenza più ampia dire ArchiGay che dire un qualsiasi altro nome di associazione che magari è nota da meno tempo. Questo sì, quello sicuramente no, lo penso pure io. Tu nella tua, diciamo, vita di persona, non tanto quanto, diciamo, fai parte di questa associazione, ma hai mai assistito a gesti di omofobia o comunque comportamenti omofobici? Diciamo che sì, conosco storie con eventi anche abbastanza gravi a livello omofobico, non ne ho mai subiti sulla mia pelle, nel senso che il massimo che ho subito sulla mia pelle sono state occhiatine o battutine, è il massimo che ho potuto avere sulla mia pelle. Conosco storie di altre persone più che altro, per mia fortuna di grosso non ho mai vissuto nulla. Tu comunque vivi la tua sessualità, diciamo la tua vita tranquillamente, non hai avuto grossi problemi nell'accettazione, non so, a scuola, anche a livello familiare? No, allora, insomma, io non ho mai avuto problemi a vivere la mia sessualità per quella che era. Non ho mai sentito neanche la necessità però di parlarne o di renderla pubblica, fra virgolette. Per lo stesso motivo per cui molte persone che mi conoscono non hanno mai saputo che io fossi omosessuale fino a che non mi sono fidanzata stabilmente, come i miei familiari. Ho avuto molte, molte storie, fra virgolette, molte avventure. È stato detto, per esempio, ai miei genitori che io ero omosessuale quando ho avuto una storia che valesse la pena di dire sono fidanzata. Ma perché sento necessità di parlare con i miei nel momento in cui è una cosa importante da comunicare. La mia sessualità non ritengo abbia necessità di essere comunicata. È una cosa personale. Dici, diciamo che questo è un po' anche come per gli eterosessuali, come quando un ragazzo decide, non so, di fare pubblica la sua storia quando ne è convinto, ne è sicuro. Magari all'inizio è più una questione di scoperta di se stesso. Comunque, non, come dici tu, quando ho trovato la persona giusta, la persona importante, l'ho voluto comunicare ai miei. Giusto? Sì, ma anche perché appunto come un ragazzo eterosessuale non sente la necessità quando gli piace la prima ragazza di dire mamma sai sono eterosessuale, una ragazza lesbica non sente la necessità di dire mamma sai mi piacciono le donne, sono lesbica, quando poi ho la necessità di dirlo lo dico, ma non... Questa scoperta non credo che sia da pubblicizzare con i manifesti, insomma. No, vabbè, diciamo che è una cosa personale. Poi magari qualcuno mi disse una volta ti si legge in faccia che sei felice. Quindi bene o male forse se sei felice ti si legge in faccia e quindi magari vedendo chi ti rende felice poi diventa una cosa, non dico pubblica, però una cosa che diventa un po' di dominio pubblico. Tu, visto che adesso hai parlato, non ne sento il bisogno, cosa pensi invece del coming out e soprattutto dell'outing, che invece ultimamente è utilizzato come strumento politico per denigrare magari una persona? Guarda, credo che il coming out sia una cosa altamente personale e che
spesso mi trovo a discutere con delle persone per quanto riguarda appunto la necessità o no del coming out. Io credo che non ci sia una vera e propria necessità di coming out, perché dipende dalle persone. Dipende da se vivi in un contesto tale che ti richieda la necessità di esprimerlo per poterne parlare e poterlo affrontare in un certo modo, o se il tuo contesto di vita ti permette di non avere necessità di esternarlo in questo modo. Ripeto, si torna al discorso di: se non ho la necessità di esternare sono etero, non vedo perché avere la necessità di esternare sono omosessuale. A meno che questo non sia dettato da una necessità di parlarne personale o la consapevolezza che magari serve a qualcun altro parlarne. Poi l'outing pubblico è un'altra cosa che è assolutamente personale. Cioè, spesso si parla di necessità dell'outing, soprattutto da parte di persone famose, sulla quale sono anche d'accordo. Cioè, io ritengo che sarebbe una cosa assolutamente buona per la comunità e assolutamente di aiuto anche per chi da esterno non comprende questo tipo di sessualità, venire a conoscenza di quante persone omosessuali ci sono, anche famose e insospettate molto spesso, per cui non è una cosa, appunto, come dicevi prima, ti si legge in faccia, ma è una cosa talmente intima e talmente naturale che rendersi conto: ah, guarda, quella persona che sta in televisione da 20 anni, non ci ho mai pensato, è omosessuale e chi se ne frega, la conosco da 20 anni e non mi ha mai mi cambierà niente adesso saperlo. Però ritengo che sia una cosa assolutamente personale, cioè sarebbe buono per la comunità, ma ognuno ha i suoi tempi, il suo carattere, i suoi modi di gestire questo tipo di cose, che sono molto importanti, che hanno delle ripercussioni sulla propria vita, per cui imporre l'outing a qualcuno o discutere con qualcuno sul perché l'ha fatto o non l'ha fatto, credo che sia assolutamente sbagliato, perché sono decisioni talmente personali e decise in base a talmente tanti fattori esterni che non si possono conoscere se non si è la persona stessa. Sì, ma poi comunque molte volte l'outing viene fatto in maniera anche negativa. Cioè, l'outing di per sé io lo considero una cosa negativa perché è sputtanare una persona. Ma poi comunque viene fatto, dice: sai, quella persona è gay, ma come dispregiativo, come se uno dicesse: quello è frocio. Quindi utilizzi il termine frocio in maniera dispregiativa. Cioè, non dici: sai, quella persona è felicemente fidanzata con un'altra persona e poi vai a specificare magari il sesso. No, tu magari fai una campagna denigratoria, politica denigratoria, dire: sai, quel politico è gay, quel politico è lesbica, da contrapporre un po' a, non so, allo stesso ambiente gay, perché poi comunque lo si vuole forse definire troppo come ambiente di promiscuità, quindi in realtà una promiscuità non c'è, anzi ultimamente forse si sta diffondendo l'idea di famiglia che magari prima non avveniva e adesso forse questo spaventa anche un po'. Tu cosa pensi infatti delle famiglie di fatto? Sai, credo che sia una questione, molto spesso è una questione di poca cultura sull'argomento. Cioè, se ne parla talmente poco a livello di televisioni pubbliche, a livello di informazione generale. Per avere informazioni su questo tipo di famiglie, su questo tipo di influenza a livello anche familiare, quando c'è la convinzione, per esempio, che una famiglia, una coppia gay abbia delle influenze su dei bambini, per esempio, che sono delle cose assolutamente fasulle, ma da sfatare a livello delle cose assolutamente, cioè, a quel punto serve proprio lo studio psicologico che ti spieghi. Se da una famiglia etero non escono solo figli etero, non c'è motivo per cui da una famiglia gay escano solo figli gay. Stavo pensando però alla stessa cosa. Però sono una serie di luoghi comuni che la gente si crea per la poca informazione. Si torna per esempio al concetto della vostra informerai, ok? Sono delle necessità per la popolazione per avere delle informazioni che gli spieghino alcune cose poco conosciute. La convinzione, per esempio, che gli omosessuali vogliono il matrimonio perché devono fare la guerra alla Chiesa o perché devono essere devono avere non so che cosa di visibilità, non è questo il problema. Il problema è che se una coppia che sta insieme da 20 anni c'è il piacere di poter dire per tutta la vita: questa è mia moglie o questo è mio marito, e di poter dare a questa persona dei diritti in quanto coppia. Questo è il mio compagno di vita per tutta la vita, l'ho scelto come lo scegli tu, se tu uomo scegli tua moglie o viceversa, è una mia scelta di vita, voglio avere il diritto di farla, non mi serve andare in televisione, non mi serve farlo in chiesa, non credo che nessuno abbia questa grossa necessità di andare in chiesa, nemmeno molto spesso i cattolici, i gay cattolici, visto come ci tratta la chiesa, per cui
Credo che sia più che altro far rendere conto alla gente del fatto che abbiamo più che altro necessità di avere il diritto di vivere la nostra vita e i nostri affetti come lo fanno gli altri. E di avere anche dei figli come lo fanno gli altri. Ma diciamo che forse probabilmente credo che la battaglia sul matrimonio si intenda come battaglia sul diritto di essere tutelati dinanzi alla legge. Sì, Cioè, appunto. è probabilmente semplicemente una questione di riconoscimento giuridico. Poi forse viene fraintesa perché, sai, la parola stessa matrimonio trae in inganno la persona magari avvezza a certe logiche e quindi dice, sai, voi volete il matrimonio come quello eterosessuale e quindi il matrimonio in chiesa, quando in realtà bisognerebbe fare una separazione, cioè quello che comunque le persone omosessuali vorrebbero sarebbe il riconoscimento dei diritti, quelli che dovrebbero equipararlo dinanzi alla legge, come dice la Costituzione, a una persona insomma eterosessuale o comunque a una persona in genere, senza fare una distinzione specifica, non so, l'eterosessuale può beneficiare, se si sposa, del diritto successorio per il coniuge o anche il diritto della reversibilità della pensione, ma anche la stessa assistenza non lo so, in ospedale, cose che comunque magari vengono negate a una coppia di fatto che magari sta, come dicevi tu, insieme da 20 anni. Quindi credo che sia una questione normativa, però come dici tu, di comprensione. Quindi io credo che anche Arcigay, ma anche l'Associazione dei Certi Diritti, altre associazioni LGBT, si stiano battendo proprio per livellare un po' questa distinzione che comunque la campagna Informerai fatta dai radicali, ma da certi diritti per quanto riguarda le libertà sessuali, significa proprio questo. Cioè dare No, contezza ma sicuramente, ma dell'informazione che non sai, c'è. penso anche che a prescindere dalla battaglia per i diritti, che è sicuramente quella, cioè quello che si porta avanti di base è appunto una battaglia per l'equiparazione dei diritti per le coppie eterosessuali e coppie omosessuali, credo che anche fosse una coppia che è semplicemente la necessità di, non una questione di diritti, ma una questione di poter scegliere il compagno della vita, da poter dire in giro è mio marito e mia moglie, anche quella avrebbe diritto di essere difesa e compresa da tutti gli altri, a prescindere da una questione giuridica o no. Cioè, lasciando stare il fatto Certo. che questa battaglia viene portata avanti a livello giuridico, anche non lo fosse, e fosse semplicemente una battaglia personale per poter avere la libertà di scegliere con chi passare la mia vita e la libertà di poterlo dire in pubblico, che passerò la mia vita con questa persona, anche quella credo che valga la pena di essere compresa dalle altre persone e spiegata alle altre persone perché non è veramente compreso proprio il significato di questa cosa. Cioè, una coppia eterosessuale che si sposa non lo Sì. fa per avere i diritti, lo fa perché sceglie una persona per la vita. Ok? È proprio una questione di. Ci sono persone che fanno coppia fissa tutta la vita senza mai sposarsi e poi decidono di sposarsi per una questione di diritti per i figli, di diritti per loro due, perfetto. Molte coppie si sposano a 20 anni, a 25, senza nemmeno pensare ai diritti a quel momento, si parla semplicemente di amore. Ancora a quel momento non pensi a diritti, a se lui starà male, cioè, ancora non Lo ci so, non arrivi a ci questi penso. livelli. Lo Vuoi so. semplicemente scegliere il tuo compagno di vita, è della stessa cosa. Sì, lo so, tu ne fai giustamente una questione di amore, però poi ti metti di fronte a delle situazioni per cui vieni ghettizzato perché comunque ami una persona come te. Cioè, alla fine sì, io credo che come te, insomma, bisogna parlare di amore e l'amore è la cosa che poi ti spinge ad andare avanti sempre. Però per gli altri non esisti non solo perché sei gay, sei lesbica o comunque la pensi in maniera differente, ma proprio perché c'è secondo me una base giuridica che ti differenzia rispetto all'eterosessuale. E quindi non ti porta a quell'uguaglianza che invece per la legge ci dovrebbe essere. Quindi alla fine io sono d'accordo con te, cioè allora basterebbe anche semplicemente dire quella è la persona della mia vita perché la amo e voglio passare tutta la vita con lei, se c'è la possibilità di farlo. Però io vorrei fare una distinzione perché spesso e volentieri c'è questo piccolo paradosso. Io non credo che i gay chiedano il matrimonio perché vogliono scimmiottare la coppia eterosessuale o non lo so, diceva Sergio Rovasio, la famiglia del Mulino Bianco, che poi magari nemmeno esiste, ma chiedono un riconoscimento giuridico per dire io sono una coppia. Cioè anche se tu come tu stato, tu, non lo so, altra persona non mi riconosci come coppia. Non so Sì, se tu. anche perché poi non ho mai capito il senso di dire scimmiottare una coppia eterosessuale. Sono una coppia,
Non scimmiotto nessuna coppia, lo sono. Lo so, sono Punto. d'accordo con te. Ti faccio un esempio, cioè è come quando due ragazzi o due ragazze si baciano e qualcuno storce il naso e dice che schifo, fatelo in camera da letto. Ma perché se si baciassero un ragazzo e una ragazza vi farebbe schifo? Non sarebbe No, comunque un sai che a gesto molti fa d'amore? schifo? Sai che a Invece molti, per esempio a mia guarda. madre, che madre le vengono i patemi d'animo in mezzo alla strada, se Ah troppe sì? effusioni. Ma guarda, forse quello è essere un po' all'antica, però sai cos'è? È anche una questione di forma mentale. Se un ragazzo, un eterosessuale, vede due ragazze che si baciano, magari scatta l'eccitazione perché sai, le lesbiche sono nella fantasia erotica magari del mondo eterosessuale maschile. Due gay magari che si baciano, che si tengono mano nella mano, la fa, probabilmente fa non dico, nella migliore delle ipotesi sorridere, e nella peggiore delle ipotesi potrebbe fare schifo. Penso che Sì, molti ma questo c'è una si differenza di direbbero. trattamento poi a livello di gay e lesbiche sempre, anche per quanto riguarda le donne che vedono una coppia gay e una coppia lesbica. Solo che mentre le donne hanno una sorta di curiosità, sia per le coppie gay che per le coppie lesbiche, gli uomini, appunto, come dicevi tu, hanno un'attrazione per una delle due e una repulsione per l'altra, per cui c'è È strano, una disparità vero? di trattamento, sì. C'è invece secondo te una, non lo so, una sorta di tipo di guerra fra poveri tra, non lo so, diciamo, le persone gay e le persone lesbiche? Io alle volte vedo che all'interno proprio della stessa comunità LGBT ci stanno delle, non dico delle discriminazioni, però non so, i gay non possono vedere le lesbiche non possono vedere i gay. Tu hai mai visto, diciamo, situazioni simili o comunque ti sei accorta di ghettizzazione all'interno della stessa comunità LGBT? Ah, lo sai cosa? Non è questione di ghettizzazione, è questione di... sono cose che ci sono in ogni ambito. Per esempio, io da donna, lesbica o non lesbica che sia, da donna, lesbica, ok? Però non ho un fastidio per i gay, non ho problemi a stare con i gay, eccetera. Ho un fastidio per le ragazze particolarmente gnegne, quelle troppo che devono fare le bamboline, quelle troppo superficiali, mi danno fastidio. Come posso avere un fastidio per questo tipo di donne? Posso avere un fastidio per un certo tipo di gay o per un certo tipo di uomo in generale. Cioè non credo sia una questione di guerra tra poveri, credo che sia riduttivo finire a parlare di siccome siamo un mondo a parte, ci ghettizziamo fra di noi. Non è così. Noi facciamo parte del mondo in generale, etero e gay messo insieme. Per cui come fra gli eterosessuali posso avere piacere o no frequentare un certo tipo di persone, nel mondo LGBT ho piacere o no a frequentare un certo tipo di persone, non è guerra fra poveri, è normale convivenza e attitudine o no a stare con un certo tipo di persone. Ci piacciono o non ci piacciono alcuni tipi di persone, per proprio per nostra natura, caratterialmente parlando, per cui succede, non credo sia semplicemente questo. Ora ti faccio invece una domanda personale. Molti dicono che è difficile dirlo in famiglia, e parliamo, diciamo, siamo sempre nella sfera del coming out, però diciamo è difficile dirlo in famiglia. Io ti voglio fare questa domanda. Quando i tuoi, insomma, quando hai deciso di dirlo, è stato appunto, come dicevi prima, perché hai trovato la persona della tua vita o comunque ti sei innamorata veramente. Ma ci sono delle parole specifiche o delle cose da non fare, delle cose che magari non rifaresti? Io credo che non ci siano consigli da poter dare per questo, proprio perché come ti dicevo prima era una cosa assolutamente personale, cioè ogni persona sa come sono i suoi familiari, sa come si può porre con alcune persone o no e sa cosa deve dire o no. Credo che dei consigli generali non ci siano, sarebbe come consigliare a una persona come parlare del tuo carattere, dipende da come sei fatto. Certo. Dipende come dire ai tuoi genitori mamma mi sposo, dipende da se tua madre è contenta che ti sposi o no, cioè non lo so, dipende da una serie di cose assolutamente personali. Io per esempio dalla mia parte ho aspettato a dirle ai miei un po' di tempo con la convinzione tanto l'hanno già capito ed era così. Per cui per me è stato semplicemente un dire mamma, papà, mi sono fidanzata, la conoscete, è Deborah, ed è finita là la discussione. Cioè la discussione E non è che 3 minuti la in cui reazione cioè, com'è già sì stata? l'avevamo capito, a Ah, ok. posto. È stata una reazione, diciamo, positiva alla fine. Sì, mio padre è stato assolutamente tranquillissimo fin dall'inizio, nel senso che veramente la reazione che ha avuto sia con me quando l'ho detto io, sia con mia madre quando ne avevano già parlato, perché lo sapevano già, l'avevano già capito, è stata proprio per la serie, ok, cioè non mi hai detto niente di stravagante, E niente che qual non è ci la novità? interessava, ok?
Certo. Cioè, quando gliel'ho detto io nel tentativo di discutere, una cosa è stata, sei felice? Sì, ok, a posto. Finita qui la discussione. I mia sorella genitori ti hanno detto sei felice? Ti hanno detto, dei veri genitori, quello che dovrebbero fare. Ti hanno domandato sei felice? Sì, siamo felici anche noi. È stato questo poi alla fine, sì, una bella esattamente. Risposta. Mia sorella è stata tranquillissima. All'inizio è stata un po' spiazzata più che altro, ma tranquillissima. Mia madre ha avuto una prima reazione che io tuttora non conosco, nel senso che l'ha avuta discutendo con mia sorella, che mi risulta non essere stata delle migliori, ma nel senso di sei momenti di panico in cui cominci seriamente a preoccuparti, momenti in che ancora adesso, quando io vado in giro e mi chiede, state attente, perché non si sa mai se qualcuno vi infastidisce, appunto preoccupazioni, sì, ecco, di quello che avrei potuto trovare nel mondo nel momento in cui vivo questa mia sessualità senza problemi, ora che l'ho detto a loro, senza conoscere il fatto che lo facevo già prima, ma quello è un altro paio di maniche, cioè a me mancava il... Però è una preoccupazione proprio da genitore del stai attenta a quello che puoi trovare, ma niente di più. Vabbè, una preoccupazione, diciamo, come dicevi tu, da genitore materna. Sì, appunto, perché poi ti ripeto, per il resto io vivo la mia relazione a casa mia, a casa sua, senza nessun problema proprio, non, nessuna discussione in merito proprio. Adesso invece volevo passare a qualcosa, diciamo, che ti riguarda da vicino. E quanto contano invece secondo te le associazioni LGBT in Italia e quanto è importante fare associazionismo come, appunto, come persone, cioè interessarsi un po' della politica, dell'associazionismo in genere? Ah, guarda, io ti dico, in generale, da persona altamente politicizzata e da persona che fa politica a livello generale, a prescindere dall'LGBT, credo sia importante in qualsiasi caso, in qualsiasi ambito fare politica. Nel senso, è sciocco quando una persona ti ribadisce, a me non piace la politica e non faccio politica. Attualmente, soprattutto per come vanno adesso le cose, anche andarsi a prendere un caffè molto spesso è politica. Per me è politica non prendere un caffè a 4 miglia a un bar che si chiama Papi, per Ah, esempio. beh. Volendo andare proprio sullo spiccio, cioè può essere politica qualsiasi cosa. Nel momento in cui ancora adesso ci sono delle discriminazioni importanti per quanto riguarda la sessualità e l'identità di genere, ancora in Italia, in un secolo in cui invece dovremmo essere abbastanza evoluti, tra virgolette, nella comprensione. Mondo, credo sia necessario fare associazionismo, ma per portare tutti gli altri a una consapevolezza della situazione, a una conoscenza. Credo che sia necessario per appunto non ghettizzarsi ma con gli eterosessuali. Cioè, il discorso è molto spesso viene detto, l'associazionismo è ghettizzarsi con gli eterosessuali. Non è così. L'associazionismo serve proprio per uscire allo scoperto. Cioè, esiste un'associazione LGBT, ne esistono due, tre, quattro, vuol dire che siamo in tanti. Vuol dire che abbiamo qualcosa da dire, vuol dire che non ci sta bene essere nascosti. Non fare associazionismo e sottomettersi a cose del tipo qui non è il caso baciarvi perché può succedere qualcosa, qui magari vi rompono le scatole, qui non fatelo vedere, eccetera, eccetera, è ghettizzarsi. Cioè a voi non sta bene, io mi metto da parte e me lo vivo per fatti miei. L'associazione ha senso nel momento in cui ancora queste discriminazioni ci sono e quindi serve per mettere insieme in atto delle attività, delle culturali e non, che permettano di uscire fuori, di proprio farci vedere quel mondo che invece ci vorrebbe recludere in un angolo e dire ok, ci sono ma non li vediamo. Noi ci siamo, ci facciamo vedere con tanto di bandiere colorate, di pride, di piume, pennacchi e quello che più ne ha più ne metta quando uno ha piacere a metterli, Quindi è perché siamo inutile qui per essere che ti come domandi se siamo. sei favorevole ai Pride. Favorevolissima. Il pride proprio proprio per la parola stessa, è orgoglio. Orgoglio di essere quello che sei, di essere una drag, di essere lesbica, lesbica più femminile, oppure di essere una virago, di essere gay, di essere un po' più femminile quando si è gay, eterosessuale, di essere quello che si vuole essere. È un Dicevi prima, il mondo è orgoglio. bello perché è vario. Dicevi proprio Sì, questo prima. appunto, ma poi il pride, io ho sempre ammirato le persone che vanno al pride, perché molto spesso vengono criticati quelli che vanno mezzi nudi, quelli che vanno col body piume o cose del genere. Io li ammiro tantissimo. Deve essere una tale consapevolezza di se stessi, una tale forza, poter dire io sono orgoglioso di essere così come sono, io sto bene così e sono orgoglioso di farlo vedere. Che è Giusto. una
maggiore consapevolezza di se stessi, della quale io sono veramente invidiosa, perché spesso non so essere così. Dici che ci vuole coraggio, cioè sarebbe più che orgoglio, ci vuole coraggio magari. Sì, cosa che manca anche, molto. Sì. Anche. Lavinia, ti posso chiedere una cosa, se puoi aggiornare il video, perché l'immagine è fissa da qualche minuto e volevo vedere se per caso adesso cambiava. Vediamo un pochino. Pare che stia caricando. Io nel frattempo comunque ti voglio fare un'altra domanda. Siccome parlavamo prima di politica, quanto secondo te invece le istituzioni e la famiglia possono fare per l'accettazione e soprattutto per combattere l'omofobia e gli episodi di bullismo? Si può partire dalla scuola, dalla famiglia? Ah, sicuramente le basi, per qualsiasi cosa le basi sono la famiglia e la scuola, lo sono per combattere il razzismo, lo sono per combattere l'incontro per il bene pubblico o per la natura, lo sono anche per combattere omofobia, bullismo, eccetera. Tutto parte da lì. Parte innanzitutto dalla famiglia, nel senso che un bambino quando è piccolo è una sorta di spugna. Assorbe gli umori e le idee dei genitori, almeno fino a una certa età, fino a che non hai l'età per fare delle tue idee e un tuo carattere, assorbi dalla famiglia e vieni plasmato da ciò che c'è a scuola. Pochi giorni fa, per esempio, avevamo pubblicato sul sito EOS una notizia in Inghilterra, un sondaggio, in cui era venuto fuori che nelle scuole inglesi i professori consigliavano agli alunni di essere un po' meno femminili, agli alunni gay, per non subire bullismo, che è una cosa gravissima. La scuola deve essere una zona di protezza. Io a scuola devo sentirmi protetto, devo poter essere quello che sono, come devo poterlo essere a casa. Allora ancora adesso nelle case ci sono famiglie che chiudono in casa i loro genitori, i loro figli perché sono gay, ci sono famiglie che li mandano in cura, ancora adesso esistono questo tipo di assurdità. Ah, sì. Nella scuola in cui dovrei essere protetta, se anche lì mi viene detto vuoi star bene, fingi di essere quello che non sei, comincia a diventare veramente l'assurdità, non ho più un posto in cui essere protetto. Ed è lì in cui magari poi diventano molto importanti per esempio le associazioni. Un posto in cui invece so di essere protetto. No, ma hai ragione, anche perché se già dalla scuola ti insegnano a mascherarti, ti insegnano a mentire, io credo che poi che persona puoi essere una volta che diventi adulto? Sì, anche no? Perché non ti aiutano a formare un carattere abbastanza forte da combattere alcune cose, nel senso che a volte quando si discute di questo tipo di reazioni ti viene detto che è una forma di protezione, cioè nasconditi così ti proteggi e ti faranno meno male. Non è così. Nella vita serve avere un carattere abbastanza forte da poter reagire ad alcune oppressioni, ad alcuni tipi di atteggiamenti, ad alcune cose. Serve un carattere forte. E il carattere forte te lo formi combattendolo alcune cose, anche da ragazzino. Ti serve qualcuno alle spalle, ti serve un sostegno e ti serve qualcuno che ti sappia dire stai combattendo questa cosa, fai bene. Sei tu, perfetto, quando torni a casa sei a casa, sei protetto. Però fuori devi riuscire a combattere le tue battaglie. Non ti si può dire lascia stare, io devo darti una spalla, non nasconderti. Altrimenti non sarai mai in grado di andare in giro nel mondo e di proteggerti a 50 anni. A 50 anni dovrai nasconderti, perché non ti hanno mai insegnato a rispondere a una battuta. Non esci più in questo modo. No, hai fatto una descrizione perfetta di quello che dovrebbe essere non tanto una persona che comunque è gay, una persona, ma una persona in genere. Cioè non bisogna proprio nascondersi né vergognarsi di quello che si è, ma andarci a testa alta. Forse anche quando si manifesta i Pride o si manifesta in generale nelle manifestazioni LGBT, cioè se uno deve difendere se stesso bisogna andarci a testa alta, perché non c'è nulla di cui vergognarsi. Però le associazioni secondo me sono importanti, proprio perché ti fanno sentire forse in famiglia, ti danno la sensazione di essere meno solo, credo. Sì, ma è proprio una questione anche di luogo protetto, soprattutto quando si è più giovani, ok? Quando magari cominci a scoprire la tua sessualità, per cui pensa ai 13-14 anni in cui cominci a scoprire la sessualità e vivi magari in un esempio di un piccolo paese, per cui magari hai sempre sentito i nonni che, oh mio Dio, l'omosessualità che cos'è? I genitori sono un po' più chiusi, a scuola non ne puoi parlare, però cominci a approcciarti alla tua sessualità, per cui hai bisogno di parlare con qualcuno che possa capirti. Un'associazione in questo senso è la base, nel senso che io posso andare in un posto in cui c'è gente magari di 25 anni, 30 anni, 40 anni, che questi passaggi li ha già fatti.
che mi sa aiutare, con cui posso parlare, so di poter essere me stessa e potermi spiegare, per cui è la base proprio della sicurezza a quel punto per molti. Perfetto. Io a questo punto ti voglio fare una piccola domanda che forse avrei dovuto fartela all'inizio, ma te la faccio adesso. Si dice, c'è sempre questa diatriba sui giornali, e siamo oltre il 2000, siamo oltre il 2010, 2011, quasi al 2012, dicono sempre, ma si nasce omosessuali, si diventa omosessuali. Tu cosa pensi? Cioè, per quanto riguarda la tua esperienza, cosa diresti a una persona che ti domanda, ma sei nata omosessuale, si diventa omosessuali? Sono nata Lavinia. Se essere Lavinia significa guardare una bella ragazza per strada e dire ah, è una bella ragazza? Sì, sono nata omosessuale. Se uno ha 50 anni, gli sono sempre piaciute le donne, improvvisamente si innamora di un uomo, probabilmente è nato eterosessuale, ma quell'uomo è talmente affascinante che te ne sei innamorato. Cioè, spesso non vanno neanche bene le identificazioni di sessualità. Nel senso, spesso non ci si riconosce nemmeno totalmente in un'identificazione sessuale. Si può essere in un'identificazione sessuale e poi avere un momento in cui invece non ti ci ritrovi più. Io stessa ho avuto una relazione con un uomo per anni, una relazione che mi ha anche creato dei problemi a livello di accettazione di questo innamoramento, ma c'è stata. Ho sempre avuto attrazione per le donne, mi sono innamorata di un uomo e l'ho vissuta per quello che era. Chiudersi a volte invece in degli, tra virgolette, stereotipi. Sono lesbica, mi piace un uomo, non è possibile che mi piaccia un uomo. E magari ti perdi qualcosa. Se io avessi fatto questo tipo di ragionamento, allora mi sarei persa qualcosa, magari. In quel momento, per quanto mi turbasse, ho deciso, ok, mi piacciono le donne, sono lesbica, mi sono innamorata, a posto. Finché dura, dura, quando non durerà più, a posto. Cioè, quindi succede. Diciamo che a questo punto tu non hai scelto, o comunque non hai, diciamo, non hai scelto di essere lesbica, ma hai scelto soltanto, anzi, ti è capitata la fortuna di innamorarti e basta. Sì, in generale, so di essere attratta da donne, ma mi è capitata la fortuna di innamorarmi di due persone nella mia vita. Ho amato un uomo e una donna, ben venga. A 50 anni, quando magari sto ancora con lei, o magari no, ma a 50 anni, nella mia consapevolezza di essere una donna lesbica di 50 anni, potrò dire con orgoglio di aver avuto una lunga relazione con un uomo che ho amato. E non mi creerà nessun problema dirlo, che io sia lesbica o no, perché so di averla amato, non era un gioco, non è un dovermi identificare non è scimmiottare un etero, ecco, tornando al termine di prima. È amore, mi sono innamorata, è andata così, l'ho vissuta, a posto. E quindi con questo messaggio d'amore, diciamo, universale, che senza, diciamo, distinzioni né di sesso, né di razza, né di niente, io a questo punto darei la linea a Roberto, ringraziando tantissimo Lavinia Durantini per averci dedicato questa mezz'ora che è volata, e anzi la invito pro futuro a venire nuovamente nello spazio Certi Diritti, perché persone giovani, persone che hanno un pensiero come il tuo, Lavinia, io credo che facciano veramente molto per questa società e per questa trasmissione, perché magari chi ti ascolta vede la tranquillità nel parlare di questi argomenti che per molti sono sconosciuti, ma per te che comunque li vivi con tranquillità e sei un'attivista politica, ricordiamolo, di EOS Arcigay Cosenza, ti fa onore e allo stesso tempo ci fa onore a noi averti avuto qui tra noi. Ti ringrazio ancora, Lavinia, e spero ancora di averti qui per una nuova trasmissione. Ti ringrazio, buona serata. Ciao Roberto. Roberto, ci sei? Pronto? Mi sa che no, adesso Roberto... Roberto non c'è, allora mi sa che Roberto adesso è andato forse a far qualcos'altro, ma comunque vabbè, c'è sempre Lavinia qui giusto con noi, vero? sì, sono sempre allora qui. Ti tengo ancora qui con me, sai? Va bene. Allora ti posso chiedere un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta. Molti, almeno nell'ambiente gay, il personaggio, diciamo, uno dei personaggi più noti che ha lottato per i diritti civili è Harvey Milk. E diciamo, quello che ultimamente è stato anche sulla bocca di tutti per il film che è stato interpretato da Sean Penn. Secondo te esistono altri personaggi poco noti che magari invece si sono battuti per i diritti civili delle persone gay o comunque i diritti civili in genere?
credo che in generale ogni persona che combatta la propria vita, nel senso di mettere se stesso in gioco nella vita, è una persona che combatte per i diritti civili in generale. Una persona che è un transessuale o una transessuale che decidono di uscire per strada vestiti da uomo o da donna senza preoccuparsi di cosa gli verrà detto, vivendo questa loro identità di genere senza problemi, sono dei combattenti per i diritti civili, perché stanno comunque portando in strada anche le nostre battaglie. Quindi tu dici, credo che ognuno di noi in qualche modo lo sia. Esatto, ti stavo dicendo la stessa cosa, in ognuno di noi c'è un Harvey Milk. E con questa adesso veramente ti congedo, Lavinia, perché Roberto adesso ci riprenderà la linea e nulla. Però guarda, voglio continuare con te sicuramente la seconda trasmissione, almeno per poter approfondire altri temi che mi sarebbe piaciuto snocciolare questa sera. Va bene? Va bene. Grazie ancora, TV Radicale, la linea a Roberto per la continuazione dello spazio Cerci Diritti, però questa volta informerai. Ciao, buona serata. Ciao Lavinia. Pronto? Eccoci qua. Guarda, non lo so, ad un certo punto è caduta la linea, ma non ha importanza. L'importante è esserci, abbiamo cambiato postazione, quindi la parola nuovamente a Riccardo. Ari, buonasera. No, no, ci siamo, stiamo solo noi. Allora, io faccio di nuovo il buonasera, insomma, a tutti i web ascoltatori di TV Radicale. Questa volta sono in compagnia di Marco Marchese e parleremo di Informerai, che diciamo che per chi non conoscesse l'argomento, voglio invitarvi a navigare il sito di radicali.it alla ricerca di questa parola, Informerai. Qui si parlerà... Aspetta, possiamo dare già delle indicazioni precise perché... Informerai lo si trova facilmente andando sul sito internet www.certidiritti.it. Allora lì si trova, si individua facilmente un banner che è un banner dove fa un richiamo proprio alla campagna Informerai. Certo, ma logicamente la campagna Informerai, come stavo spiegando prima, si occupa di vari temi, come per esempio voi vi domanderete cose che hanno in comune l'immigrazione, il welfare, la concorrenza, la droga, la riforma dello Stato, il rischio sismico, la ricostruzione. Praticamente si parla appunto di informazione che non passa sulle reti di Stato, che è appunto la RAI, però si ricollega anche a qualcos'altro, appunto quello della Certi Diritti e la battaglia su temi storici come le libertà sessuali, la stessa discriminazione di genere, e ci sono situazioni per cui all'interno di trasmissioni non vengono magari trattati temi fondamentali come
la stessa contraccezione o la stessa trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili. Magari abbiamo il plastico di Bruno Vespa in bella mostra nella sua trasmissione, ma sentirete difficilmente parlare di temi a noi, diciamo, molto cari, che come radicali invece dovremmo insomma veder passare nell'informazione. Ma adesso comunque spiega ai web ascoltatori perché ci sto io, perché ho fatto questa incursione alla tua trasmissione. L'incursione è stata fatta proprio per spiegare questa cosa. Ah, ecco. Però io vi stavo dando un accenno perché tu la spieghi, io sono qua e di conseguenza faccio un piccolo intervento per orare insomma la tua causa. Vabbè. Quindi adesso vi lascio nelle mani di Marco, perché se me ne vado, non lasciare i web ascoltatori nelle mani di nessuno. Perché ti faccio io una domanda. Oggi qualcuno in Rai ha fatto delle dichiarazioni, che sono delle dichiarazioni aberranti, cioè, oserei dire da fognatura. Sì, sì. E vogliamo rendere dotti i nostri web ascoltatori, perché questo riguarda Informerai. E poi introduco un po' più tecnicamente che cos'è questa iniziativa promossa dal Radicale Italiano e dall'Associazione Radicale Certi Diritti. Ma allora, diciamo che è successa una cosa che ha dell'incredibile, perché nella trasmissione di Klaus Davi è stato intervistato Rodolfo De Laurentiis e ha fatto delle dichiarazioni che hanno veramente... Scusa, diciamo, che ruolo ricopre Rai sto De Laurentiis? Ma lui è consigliere amministrativo della Rai, quindi comunque è un pezzo grosso, una persona che ha una rilevanza... userei consiglio d'amministrazione. Esatto, ha una rilevanza all'interno della Rai stessa, e ha sparato praticamente a zero sul tema dell'omosessualità ai microfoni, insomma, di Klaus Davi. E che cosa ha detto? Questa diciamo, è la goccia che secondo me ha fatto traboccare il vaso, e allo stesso tempo è proprio tema dell'Informerai. Ha detto che le coppie gay non sono contestualizzabili dello stesso sesso, perché dalla TV di Stato, nel nostro ordinamento giuridico almeno, la Rai deve mandare in onda solo modelli positivi, e quindi questo praticamente delle coppie di fatto, che magari, non lo so, può essere capitato che all'interno di quella determinata serie TV ci sia stato, non lo so, il bacio lesbico, il bacio gay. Ecco, come nel caso della censura per Brokeback Mountain, che è stato tagliuzzato per non far vedere la scena d'amore dei due cowboys, e poi alla fine è stato, per riparare, lo hanno mandato per intero, però logicamente sapete che l'avranno mandato verso le 11, mezzanotte, quando a quell'ora... nettamente ridotto. Questo personaggio, questo omuncolo direi io, di Rodolfo De Laurentiis, ha dichiarato che le coppie gay non sono contestualizzabili nel nostro ordinamento giuridico, e la DAE deve mandare in onda solo modelli positivi. Adesso, per quel che mi riguarda, credo che lui stesso sia un modello non positivo affatto, perché è del razzismo vero e proprio di cui stiamo parlando, dell'omofobia vera e propria, perché questo servizio pubblico è alla mercé di persone politicizzate, di persone che sono strumentalizzate dalla Chiesa e dalle gerarchie vaticane, e che sicuramente non fanno gli interessi del paese e di, chiamiamole minoranze, ma poi io credo che minoranze non siano, rispettare una regola fondamentale, che è quella di non discriminare nessuno, soprattutto sulla base di pensieri puramente personali, perché dire che le coppie gay non sono contestualizzabili, per lui forse non sono paragonabili alle cosiddette famiglie normali, ma io vorrei sentire dal signor De Laurentiis cos'è per lui una famiglia normale. Anzi, forse la famiglia vera e propria, una famiglia naturale, è proprio quella che è basata su un principio fondamentale, che è quello dell'amore. Ma adesso non è di amore di cui vogliamo parlare, ma di diritti, e del diritto della trasparenza, del diritto dell'informazione, quella che invece viene negata non soltanto ai temi delle coppie di fatto, delle persone transessuali, delle persone disabili, omosessuali, che è un altro tema di doppia discriminazione, ma anche dello stesso tema della prostituzione, perché la prostituzione, dei sex worker, sono coloro che comunque vengono poco considerate, ma poi magari si trovano buttate nelle prime pagine dei giornali solo per aspetti negativi, che è quello magari dell'aspetto più losco, diciamo, delle situazioni in cui, non so, politici o personaggi di spicco vengono coinvolti, quando invece la prostituzione dovrebbe essere normata, dovrebbe essere regolamentata,
per cacciare, come sempre, e liberalizzare, legalizzare un fenomeno che comunque è un fenomeno sociale e merita tutta l'attenzione che noi come radicali, ma noi come persone civili dovremmo insomma portare agli occhi insomma delle persone che guardano uno schermo televisivo. E adesso passo la parola a Marco Marchese per spiegarci meglio cos'è questa campagna Informerai che appunto Radicali Italiani e l'Associazione Radicali Certi Diritti continuano a promuovere sui propri siti. Beh, le dichiarazioni di Sto De Laurentiis, che onestamente ho sentito poco, apprendo adesso che è consigliere d'amministrazione RAI, diciamo che con queste dichiarazioni si è fatto riconoscere molto bene, anzi se lui aveva lo scopo proprio di farsi sentire ci è riuscito molto bene con queste sue dichiarazioni, è un po' tutto quanto il sintomo di ciò che accade in RAI e da qui la campagna Informerai, che è un po' una parafrasi. E, la campagna Informerai, diciamo, c'è il capitolo specifico sulle discriminazioni sessuali, insomma, che è curato da noi, dall'Associazione Radicale Certi Diritti. Poi ci sono tanti altri capitoli, se li vogliamo riassumere, se mi puoi dare su quel terminale i vari titoli perché è molto complesso. Ecco, Radicali Italiani, un po' più giù per favore. Allora, Radicali Italiani in pratica cosa ha fatto? Si è accorta nel quadro proprio dell'informazione radio-televisiva che tutta una serie di argomenti sono completamente scomparsi, lo accennava prima Riccardo, c'è la riforma della giustizia, il debito pubblico, il welfare universale del lavoro, le liberalizzazioni, le politiche sulle droghe, l'ecologia, il rischio sismico e la ricostruzione all'Aquila, per esempio sono tantissimi mesi e non si sente più parlare di quello che accade all'Aquila. Come anche l'immigrazione, la riforma dello Stato, l'Unione Europea, il debito pubblico, e fra questi abbiamo aggiunto noi dall'Associazione Radicale Certi Diritti, abbiamo praticamente aggiunto un capitolo aggiuntivo che è sulle discriminazioni sulle discriminazioni di genere. E questo perché? Perché pensare che la RAI è stato analizzato un trimestre, no? Nel corso dell'estate, è stato analizzato questo trimestre e su questo argomento, cioè a dire sulla libertà sessuale, la discriminazione di genere su migliaia e migliaia di Ragazzi, mi sentite? Ci sono dei problemi sull'audio che va a spizzichi e bocconi. Penso che sia un problema di banda però o di computer che assorbe troppe risorse. Sì, credo che sia anch'io che sia questo, infatti stavamo consultando una pagina, non si riesce a capire proprio bene, Marco, c'è effetto voce nell'acquario praticamente. Allora, dobbiamo attendere soltanto qualche secondo per ristabilire la banda. Adesso mi senti, Roberto? E sempre come prima, anzi è peggiorata anche la qualità del video. Vediamo un po' se ritorna. No, non manco. No, si sente molto male. Infatti, si sente molto male. Allora, Roberto, se tu fai la cortesia di richiamarmi. Ok. Pronto? Niente, ci sono dei problemi nello stabilire il collegamento con Marco Marchese. E vediamo un po' se proviamo nuovamente a chiamarlo. Pronto Marco, ci sei? Pronto? No, adesso vediamo un effetto solarizzazione sulla webcam. E l'audio non si sente. Non si sente nulla Marco, si sente bassissimo.
si vede una cosa, facciamo vedere cosa si vede, così insomma ci si rende conto. Come mai questo problema? No, non si sente nulla, Marco. Non dovresti scrivere in chat perché non si sente nulla. Niente, è caduta la connessione nuovamente con la Calabria e purtroppo questo è quello che si paga quando non si ha una banda sufficientemente larga. Proviamo nuovamente a chiamare Marco Marchese. Pronto Marco? Pronto? Ecco, adesso ti sentiamo, vi sentiamo. Ah, benissimo, ok, allora abbiamo recuperato la banda, va bene. Ok, allora favoriamo di nuovo l'ingresso, prego con la parola. Ok, allora stavamo dicendo che insomma questa campagna Informerai in che cosa consiste? Consiste nella denunciare la RAI alla GCOM, al garante insomma sulle telecomunicazioni, dove si chiede conto di questa situazione, cioè di come mai questi argomenti, ivi compreso il capitolo che ha aperto l'Associazione Radicale Certi Diritti sulle discriminazioni sessuali, in pratica denunciare la RAI, chiedere conto di questa mancata informazione per arrivare a delle trasmissioni di riparazione. Punta a questo. Come si fa tutta questa operazione? Si fa in modo assolutamente semplice, è sufficiente andare sul sito della Certi Diritti, Marco, purtroppo il problema si è ripresentato, l'audio è assolutamente disturbato. L'audio è assolutamente... non si sente nulla. Si sente tutto disturbato, molto disturbato. Sarà meglio. Ecco, purtroppo stiamo avendo questi problemi tecnici. Intanto che vediamo se chiudiamo la comunicazione, intanto che viene ripristinata la comunicazione con la Calabria, ricordiamo che tra qualche minuto, alle ore 20, tra 10 minuti, vi sarà lo spazio Agora Digitale, le iniziative politiche dell'Associazione Radicale Agora Digitale, conversazione di Gianni Colacione con Luca Nicotra, segretario per l'appunto di Agora Digitale. Alle 20.30 seguirà I conti in tasca, quali le strade da intraprendere per uscire dalla crisi economica che attanaglia il paese, conversazione di Gianni Colacione con Luigi Mazzotta. Vediamo un po' se riusciamo a ripristinare il collegamento con Marco Marchese e Riccardo Cristiano, dovremmo farcela. Proviamo un po'. Ecco, dovrebbe essere ripreso il collegamento. Sì, vi vediamo. Provate a parlare, vediamo se vi sentiamo anche bene. Ti senti, Roberto? Sì, ti sento benissimo, Riccardo. Adesso non si sente più. Adesso no, niente. Adesso se ci senti bene vuol dire che il problema era il microfono di Marco, ma nessun problema. Adesso abbiamo risolto perché siamo con il mio notebook. Perfetto, quindi... allora a voi la parola, ci sono ancora 10 minuti per lo spazio Certi Diritti. A voi la parola. Perfetto. Oh, quindi io continuavo a dire che per poter aderire a questa campagna Informerai, per cui chiedere conto alla RAI attraverso il garante delle comunicazioni attraverso una denuncia sostanzialmente, dove si denuncia la scarsezza di informazioni sugli argomenti che dicevo prima, è sufficiente andare sul sito www.certidiritti.it, lì c'è il form campagna Informerai, dopodiché da lì si viene indirizzati su un form da compilare dove si mette nome e cognome, il proprio indirizzo email, curerà tutto il sistema informatico di radicale.it, curerà praticamente di inoltrare la denuncia direttamente alla GCOM. Più semplice di così si muore, oserei dire, nel senso che fatto questo poi sulla propria casella di posta elettronica si riceve la ricevuta della denuncia
alla GCOM e poi verrà istruita una pratica. Allora, sulla campagna informerai capitolo certi diritti, ancora oggi non sappiamo quante denunce sono partite, sappiamo che il sito è molto, cioè la pagina è molto visitata e va bene così. Viceversa, per quanto riguarda la denuncia complessiva e tutti gli altri capitoli che sono sul sito dei radicali italiani, www.radicali.it, allora lì le denunce, il dato è stato diffuso, sono circa 1500, raccolte più o meno in tre mesi. Quindi la GCOM ha già ricevuto circa 1500 denunce da parte di cittadini che hanno utilizzato questo strumento per denunciare la RAI e chiedere conto di questa mancata informazione. Questa mancata informazione, ecco, le dichiarazioni di Laurentiis di oggi la dicono lunga sulla gestione della RAI e su come è messa l'informazione in Italia, nel senso che quello che dice De Laurentiis oggi già di fatto lo si fa correntemente, lo ha spiegato bene prima Riccardo con i film, con le trasmissioni, con le censure che ci sono correntemente e oserei dire quotidianamente. Gianni Betto del Centro d'Ascolto Radio Televisivo in un convegno che si è tenuto il 5 ottobre, che è recuperabile sul sito di Radio Radicale, www.radioradicale.it, nel suo intervento ha analizzato tre mesi di informazione della RAI e per esempio sulla comunità, cioè sulle migliaia e migliaia di notizie che ogni mese vengono diffuse dai tre canali RAI, dai tre canali Mediaset e dalla 7, sugli spazi di informazione, quindi sui telegiornali, pensate un po', su queste tematiche è stato dedicato soltanto lo 0,02% delle notizie, praticamente niente, quando oggi c'è un dibattito apertissimo in tutto il paese su tutto quanto questo discorso che riguarda il riconoscimento delle coppie gay, sostanzialmente. Quindi dov'è il servizio pubblico della RAI? Ecco allora il senso di questa iniziativa, di questa campagna Informerai, ecco il senso e la necessità di avere centinaia se non migliaia di cittadini che vadano a denunciare e a chiedere conto alla RAI attraverso questa denuncia alla GCOM di questa mancata informazione. Allora, per i nostri web ascoltatori rinnovo insomma l'invito, è facilissimo, basta andare su www.certidiritti.it, lì troverete un banner campagna informerai, per cui è facilmente individuabile perché è in una posizione molto visibile del sito, e da lì si è indirizzati sulla nostra pagina specifica dell'associazione Certi Diritti. Allora, da lì poi è possibile accedere al link che vi porta su un form, che ci sono quattro caselline da compilare: nome, cognome, la città di residenza, l'indirizzo di posta elettronica. Basta fare invio e poi curerà il sistema informatico di Radicali Italiani ad inoltrare a nome vostro la denuncia alla GCOM. Poi sulla propria casella di posta elettronica arriverà la ricevuta di posta elettronica certificata della GCOM dell'avvenuto protocollo, insomma, dell'avvenuto inoltro di questa denuncia. A seguito di questo verrà poi dopo istruita questa pratica, una pratica collettiva, e noi poi aspetteremo chiaramente con i tempi della GCOM, che non sono poi lunghissimi, l'esito di questa denuncia, perché lo scopo di questa iniziativa è quello di chiedere alla RAI non solo il fatto di denunciare questa mancata informazione su tutti questi argomenti, ma chiedere poi dopo una riparazione. Io, per quanto riguarda la campagna Informerai, avrei terminato, non so se Riccardo vuole, diciamo, visto che mancano tre minuti al prossimo spazio. Io volevo semplicemente precisare proprio una cosa, che a questo punto i cittadini dovrebbero indignarsi per il fatto che gli viene negato un servizio pubblico di informazione pieno, visto che si paga tutti il canone. Io adesso non dico che non bisogna pagare il canone, non lo direi mai, però dico fate valere i vostri diritti, il diritto fondamentale è quello dell'informazione. Se cacciano dei temi fondamentali, perché non dovrebbero cacciarne addirittura altri? Quindi se ne viene cacciato uno, ne viene cacciato un altro, siamo in una TV pubblica, siamo in una TV di Stato, siamo in una TV che comunque è mandata avanti con i soldi nostri, con i soldi che comunque vengono dai contribuenti e dalle persone che
pagano 105 euro più o meno di canone ogni anno, quindi io l'unica cosa che chiedo è la trasparenza su temi fondamentali, temi importanti, e quindi niente, andate, sottoscrivete come abbiamo fatto noi questa denuncia, e speriamo di essere più possibili ad averla sottoscritta, così da far valere i nostri diritti, e poi chissà, riusciremo a riparare, riusciremo a fare qualche trasmissione di temi veramente importanti, temi radicali, ma i temi radicali sono i temi che rappresentano tutti i cittadini. E da questo punto in poi io posso dare la linea a Roberto, perché anch'io ho detto tutto quello che volevo dire, e ringrazio ancora i web ascoltatori di TV Radicale che ci danno lo spazio di poterci esprimere e far conoscere a tutti questi temi che sono importanti. E approfitto pure io per dare un saluto a Marco Marchese. Bene, ringraziamo Riccardo Cristiano e Marco Marchese, che ci hanno intrattenuto per quest'oretta. C'è stato qualche problema tecnico, ma l'abbiamo superato, è durato solo qualche minuto, problemi di banda come al solito. Ecco, ringrazio Riccardo e Marco, chiudo la comunicazione, torniamo nello studio di Lecce, chiudo la comunicazione con la Calabria e ci colleghiamo